Ciao amici del lato positivo! Oggi parliamo di un argomento davvero insolito: i servizi igienici nello spazio. Sapevate che i primi astronauti non avevano il bagno? Il primo astronauta americano, secondo uomo nello spazio, Alan Shepard, si trovò in una situazione a dir poco imbarazzante. Il suo volo doveva durare solo 15 minuti. Quindi gli ingegneri non avevano installato nessun bagno nel veicolo spaziale. Shepard si sedette nell'astronave circa un'ora prima del lancio programmato. Ma a causa delle condizioni meteorologiche e dei problemi tecnici, il lancio del razzo fu ritardato di 2 ore. Alan Shepard rimase sdraiato sulla schiena nell'astronave per tutto il tempo. A un certo punto sentì di dover fare i suoi bisogni e lo segnalò al controllo di terra. Ma se Alan Shepard fosse uscito dal razzo, si sarebbe fatto ancora più tardi. Quindi la torre di controllo non glielo permise. L'unica opzione per lui era cercare di rilassarsi. Alla fine fece i bisogni proprio dentro alla tuta spaziale. Per fortuna sia la tuta che i vestiti che indossava erano di cotone, quindi i liquidi furono assorbiti. Così Alan Shepard completò il volo in tutta comodità e relativamente asciutto, anche se dovette spegnere i sensori della tuta, perché se si fossero bagnati avrebbero potuto causare un cortocircuito. Il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, invece, l'ha gestita diversamente, togliendosi ogni onere prima del lancio del razzo. Quando fu trasportato al razzo in autobus, un paio di minuti prima di arrivare, chiese una sosta e si liberò. Così Yuri Gagarin effettuò il suo volo di quasi 2 ore in tutta comodità. Quindi ricordate, andate sempre in bagno prima di un lungo viaggio. Successivamente la NASA si è occupata del richiamo della natura degli astronauti con un dispositivo, perché le persone ad andare nello spazio erano di più e le missioni più lunghe. Era un cilindro da indossare su cinghie vicino alla vita. Questo cilindro era collegato a un sacco che raccoglieva tutti i rifiuti. Fu la prima toilette della NASA. Pratica ed economica. La NASA ha anche provato a studiare delle diete specifiche per gli astronauti. Si trattava di rallentare il processo digestivo e prolungare il tempo tra il mangiare e il bere. Questo metodo è stato testato da John Glenn, il cui volo attorno alla Terra è durato circa 5 ore. Una dieta speciale e dei farmaci hanno permesso all'astronauta di evitare il richiamo della natura per un tempo relativamente lungo. Ha fatto i suoi bisogni poco prima di rientrare nell'atmosfera. Quando gli scienziati hanno analizzato le sue deiezioni, hanno scoperto che il loro volume era il 35% in più della capacità massima di una vescica media. Ma l'astronauta non si è lamentato delle sue condizioni e ha affermato di aver trascorso un volo confortevole. So che adesso, quando gli astronauti trascorrono del tempo all'interno della stazione o della navicella spaziale e nello spazio, a volte indossano le tute spaziali per un massimo di 9 ore. Quindi non è possibile usare il bagno a bordo. La soluzione a questo problema è semplice: pannolini. Sono più avanzati di quelli sulla Terra, ovviamente, con uno speciale assorbitore cucito nel tessuto, e possono tenere asciutti gli astronauti per molto tempo. Come già sapete, sono un insegnante di scuola superiore. Se andassi con i miei studenti a fare una gita scolastica alla Stazione Spaziale Internazionale, la prima domanda che farebbero probabilmente sarebbe: Tom, dov'è il bagno? Beh, ovviamente sarebbero anche entusiasti di conoscere il cosmo, ma a quanto pare usare il bagno a gravità zero potrebbe essere una bella sfida per la quale è necessario essere preparati. Se prendete un tubo in giardino e iniziate a innaffiare i fiori, l'acqua esce in un getto solido. La gravità lo cattura e cade dove lo dirigete. Nello spazio praticamente non c'è gravità. Quindi l'acqua che esce dal tubo continua a volare nella stessa direzione. E colpire un bersaglio preciso è ancora più difficile. Il flusso può rompersi in goccioline
che iniziano a rimbalzare sui muri, a scendere e a volare in su. Quindi, se usate un bagno terrestre nello spazio, potreste ritrovarvi circondati da goccioline volanti. La soluzione a questo problema è creare una forza che attiri i bisogni. Se non è la gravità, allora il vuoto. Come quello che abbiamo nei bagni degli aerei. Dopo aver premuto il pulsante di scarico, si sente sempre un ronzio. È la ventola che inizia a pompare l'aria fuori dal serbatoio di scarico. Quando la pressione è sufficientemente bassa, il foro nello scarico si apre e i rifiuti vengono immediatamente tirati dentro. Ed è così che funziona la toilette della Stazione Spaziale Internazionale, dove questo vuoto deve però crearsi fin da subito. In questo modo, l'acqua del tubo formerà un flusso non per gravità, ma per l'aria tirata all'interno dalla ventola. Oh, e i bagni normali non vanno bene. Per usare il bagno sulla ISS dovete prendere un tubo e aprirlo con un tasto. La ventola all'interno inizierà a girare tirando l'aria. Farete i bisogni essenzialmente in un aspirapolvere. C'è un'estremità del tubo flessibile a forma di imbuto in modo che possano usarla sia uomini che donne. Un flusso d'aria di aspirazione raccoglie tutte le goccioline e le dirige nel serbatoio. Poi arriva l'intero sistema di pulizia, con molti filtri e prodotti chimici. C'è anche un serbatoio di acido potente, per dissolvere eventuali formazioni solide nei rifiuti, che potrebbero ostruire filtri e valvole di questo sistema complesso e causare guasti. Una toilette che perde è una cosa molto spiacevole quando sei rinchiuso in uno spazio ristretto senza gravità. Quell'acido può dissolvere facilmente anche alcuni metalli. Ecco perché i materiali delle toilette spaziali sono realizzati con speciali leghe di titanio, super resistenti e molto costose. Dopo essere stata pulita, la pipì viene trasformata in acqua potabile. Significa che con il tempo diventerà di nuovo pipì e il ciclo si ripeterà. Non preoccupatevi, questo sistema di purificazione funziona benissimo e il caffè non avrà un sapore cattivo. Le cose sono un po' più complicate se vi scappa la cacca. Proprio come sulla Terra, dovrete prima sollevare il coperchio del water. A questo punto si accende la stessa ventola di prima e dovrebbe già funzionare per prevenire i cattivi odori. Allora sarebbe d'aiuto sedersi sul water. Ecco un'altra sfida. È difficile farlo a gravità zero, motivo per cui ci sono cinghie per i piedi e maniglie da tenere. La ventola fa il suo lavoro e i bisogni finiscono nel serbatoio dei rifiuti. Ci entrano anche carta e fazzoletti. Ogni porzione di rifiuto solido va poi in un sacchetto e viene sigillata. E poi il sistema invia questi sacchi dei rifiuti in un contenitore speciale. Questi contenitori vengono immagazzinati sulla ISS fino all'arrivo di un veicolo spaziale cargo. Gli astronauti ricevono cibo, acqua e attrezzature scientifiche e caricano l'astronave cargo con contenitori di bisogni umani e altri rifiuti. Dopodiché l'astronave cargo si sgancia e torna sulla Terra. Ma dato che le astronavi cargo bruciano completamente per l'attrito contro l'aria nell'atmosfera superiore, tutti i rifiuti vengono smaltiti prima di raggiungere la superficie del pianeta. Un'altra opzione che gli astronauti hanno è quella di gettare i contenitori con i rifiuti direttamente nello spazio. La gravità terrestre attira i contenitori, che bruciano nell'atmosfera. Attualmente la NASA sta sviluppando un sistema che potrebbe riciclare la pupù e trasformarla in acqua. Dopotutto l'acqua è una risorsa preziosa sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questa toilette spaziale, dalle dimensioni di uno scooter, costa circa 23 milioni di dollari, in cui sono inclusi la sua produzione e una dozzina di anni di sviluppo, ma non la consegna all'ISS. Per questa cifra potreste comprare una Bugatti Veyron, l'auto più costosa del mondo, o qualcosa di simile. O un jet privato, ad esempio. Oppure potreste diventare proprietari di un'isola, perché potreste comprarne una tranquillamente con quei soldi. Ma ok, torniamo nello spazio. Il viaggio inizia alla rampa di lancio. Il razzo che in seguito consegnerà il carico alla ISS è assemblato. Accensione!
I motori a razzo si accendono e bruciano decine e decine di litri al secondo. Il razzo parte e, quando è finito il carburante, il primo stadio del razzo si sgancia. Torna sulla Terra e fa un atterraggio morbido. Il booster può essere riutilizzato dopo il rifornimento. Una volta sganciato il booster, il secondo stadio del razzo accende i motori. Viene bruciato più carburante in modo che il razzo possa raggiungere l'altitudine dell'ISS a circa 400 km sul livello del mare. Una volta in orbita, la navicella cargo attracca alla ISS. La toilette spaziale è consegnata, ma il lancio di un razzo booster come Falcon 9 costa circa 50 milioni di dollari. Abbiamo in programma di inviare gente su Marte con un viaggio di circa 7 mesi, quindi probabilmente dovremo creare un bagno confortevole per gli astronauti. Il design dei servizi igienici da 23 milioni di dollari è destinato ad essere migliorato. Speriamo che gli ingegneri lo rendano più piccolo e leggero, così che occupi meno spazio e risparmi carburante. Grazie per essere stati con noi, amici e amiche del Lato Positivo. E ricordate, ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo qui sul Lato Positivo.